Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. No, no, questo, questo argomento. Il governo scommette che in sei mesi riesca a rilanciare, nella situazione di recessione con la guerra, la crisi dell'energia, certo, pensa di rilanciare l'occupazione in Italia come non ha fatto nessuno negli ultimi 30 anni. Se ci riescono, siamo tutti contenti. È un po' imprudente. Oh. Non è detto che ci riescano. Che significa che ci sono famiglie, bambini, perché in Italia c'è 1 milione di bambini che vive in famiglie che stanno in povertà, che dal 1° di agosto non hanno i soldi per fare la spesa. Però scusami, guardapelle, solo una domanda, ma possiamo ricordare che cosa ha votato il Partito Democratico sul provvedimento del reddito di cittadinanza? Io non voglio difendere il reddito di cittadinanza. Il Partito Democratico ha votato però contro al reddito di cittadinanza. Dall'opposizione io mi pongo il problema di come faranno 1 milione di bambini che oggi vivono in povertà, di cui 200.000 vivono nella mia regione, se voi gli togliete un sostegno. Io me lo pongo il problema, non vedo da parte vostra la stessa preoccupazione. Te lo chiedo molto banalmente, guarda che se fosse passata la linea del Partito Democratico qualche anno fa, quando il Partito Democratico ha votato contro all'istituto del reddito di cittadinanza, ma perché noi avevamo quel milione, fatto una cosa quel diversa, milione di Rizzetto. Persone non avrebbero, voglio dire, sarebbero Rizzetto, state in queste, noi in queste condizioni fatto anche una tre cosa anni diversa fa, quattro anni che fa, si chiamava reddito di inclusione contro. Noi avevamo un'idea alternativa che si chiamava reddito di inclusione. Possiamo discutere se quell'idea fosse giusta, sbagliata, sufficiente o insufficiente, posso dire, ma avevamo cosa, un'idea diversa. Posso dire una cosa, voi non avete un'idea diversa, che questo governo lasciate le dal 2024 non torni a una sorta di reddito di inclusione. Noi siamo disponibilissimi a discutere di tutto. Non mi affiderei semplicemente alla crescita dell'occupazione. In questi ultimi pochi minuti posso volevo chiedere una cosa. Intanto do conto di una cosa. Prima vedevamo a proposito